Oggi è un giorno particolare per noi cristiani, stiamo festeggiando una festa strana, una di quelle che è sempre difficile collocarle all'interno un po' anche della nostra fede, perché finché parliamo della Pasqua siamo tutti d'accordo, capiamo che cos'è la Pasqua, la risurrezione. Finché parliamo del dono dello Spirito Santo e della Pentecoste, anche qui riusciamo a capire dove vuole andare a parare questa verità di fede per ciascuno di noi. Ma proprio in mezzo tra la Pasqua e la Pentecoste, a pochi giorni proprio dal compimento dei 50 giorni del tempo pasquale, noi oggi viviamo la festa dell'Ascensione. Ed è una festa strana perché in realtà noi festeggiamo un'assenza, la partenza di Gesù. In questi giorni, soprattutto la liturgia della parola ci ha aiutato a capire in che modo noi dobbiamo interpretare questa assenza, questa partenza di Gesù. E soprattutto sono i passi del Vangelo di Giovanni che ci hanno aiutato in questi giorni a capire tutto questo. È bene che io me ne vada, dice Gesù, perché se io non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo. E pensate un po' che questa è un po' la logica dell'amore. In realtà chi ti ama è presente. E proprio la sua presenza è ciò che più ti rassicura dentro la tua vita. Ma chi ti ama a un certo punto deve lasciarti. Perché se non ti lascia, tu non emergi con il tuo carattere, con le tue forze, con le tue capacità. Una madre a un certo punto deve lasciare il figlio, perché se lo tiene sempre in braccio, non tira fuori la sua capacità di camminare. Quando tu ti trovi davanti a una difficoltà e non c'è nessuno su cui puoi appoggiarti, sei costretto a dover affrontare quella difficoltà, cioè ti accorgi che sei capace. E che cos'è che ci rende consapevoli che siamo capaci di qualcosa? Appunto, l'assenza di qualcuno che amiamo. Allora capite che è una dichiarazione di amore l'ascensione, non è un abbandonarci. È un po' come se il Signore volesse dire a ciascuno di noi: io vado via perché arriverà qualcuno che è più grande in termini di efficacia rispetto a me. Gesù è presente, noi lo vediamo intorno a noi, nella sua vita pubblica, ma poi a un certo punto scompare dalla nostra vista. Dov'è Gesù? Dove lo troviamo Gesù? Lo troveremo dentro i discepoli. Il dono dello Spirito è il dono della presenza di Gesù risorto dentro i discepoli. Quel Gesù che è stato fuori, a un certo punto viene interiorizzato dai discepoli. Ed è una cosa molto bella capire che chi ci ama a un certo punto ci ha amato talmente tanto che è entrato dentro di noi, e anche quando quella persona non ci sarà più dentro la nostra vita, qualcosa di quella persona continuerà a vivere dentro di noi, nelle nostre scelte, nei nostri atteggiamenti, nel nostro sguardo, nel nostro modo di ragionare. Insomma, senza l'ascensione, senza questo vuoto, senza questa assenza, noi non potremmo vivere nemmeno l'esperienza della Pentecoste. Ma perché ho voluto sottolineare questo aspetto della festa di oggi? Non semplicemente perché non avevate già avuto la vostra omelia nella festa dell'ascensione, ma semplicemente perché credo che questo sia il punto di partenza per riuscire a capire il mistero di Maria e il mistero dello Spirito Santo. Innanzitutto dovremmo dire che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. Noi non sappiamo niente dello Spirito. L'unica cosa che riusciamo a capire dello Spirito è gli effetti che produce. Vi do un'immagine, ma è solo un'immagine. Immaginate di trovarvi nel mare, e qui è molto vicino il mare. Ora tu hai una barca e una vela. Da che cosa ti accorgi che c'è il vento? Dal fatto che quel vento a un certo punto, scontrandosi con la tua vela, ti conduce da qualche parte. Allora, vedete, tu il vento non lo vedi, ne vedi gli effetti del vento, ma il vento in sé è invisibile. Vedi le conseguenze della sua presenza, ma non lo vedi in sé. Questo è lo Spirito. Lo Spirito fa così, agisce senza che noi possiamo dire: eccolo lì. Vediamo gli effetti dello Spirito, ma mai direttamente lo Spirito. Allo stesso modo noi potremmo parlare così di Maria. Maria, la grande sconosciuta, è una ragazza sconosciuta che abita in uno sconosciuto paese, villaggio, Nazareth, che pensate è talmente tanto sconosciuto che non è citato nelle scritture.
E che per poter avere la certezza che fosse davvero esistito un villaggio simile, dobbiamo andare a cercare delle attestazioni archeologiche che alla fine dicono no, effettivamente lì qualcuno ci abitava. Ma può venire qualcosa di buono da Nazareth, dirà Natanaele, quando sente dire che Gesù viene da quello sperduto villaggio? Questa ragazza sconosciuta, che nessuno conosce, che viene da un villaggio sconosciuto, dimenticato, è la donna più importante al mondo, colei che in qualche maniera noi guardiamo davvero come una lampada, come qualcosa che rischiara la nostra strada, il nostro cammino. Ma in fondo Maria è una sconosciuta. Che cos'è che ci rivela lo Spirito e che cos'è che ci rivela Maria? Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. È Cristo. Guardate, è perché vediamo arrivare una barca che capiamo che c'era il vento. È perché abbiamo visto Gesù che abbiamo conosciuto lo Spirito. È perché Maria ha dato al mondo il Figlio di Dio. Allora ci siamo accorti di questa donna. Perché? Perché ha dato al mondo il Figlio di Dio. Ma è Gesù il centro di tutto. Il mistero di Cristo illumina, anche in maniera retrospettiva, intorno a sé, cose che noi non potremmo mai vedere, se non perché le abbiamo viste attraverso il mistero di Cristo. Quindi tutte le parole che diremo oggi pomeriggio, in realtà pensatele sempre come un modo di parlare di Gesù, non come un modo di distrarci da Lui. Parleremo dello Spirito e parleremo di Maria, ma in fondo noi stiamo parlando dell'unico che ci ha rivelato il mistero dello Spirito e il mistero di Maria, ed è Gesù. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è lo Spirito? Abbiamo detto il grande sconosciuto, ma c'è qualcosa che, una caratteristica che noi potremmo attribuire allo Spirito. Lo Spirito è la grazia è l'amore. L'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Quando noi vogliamo bene a qualcuno diciamo che c'è un sentimento. In Dio le cose non sono mai astratte, non sono mai vaporose. In Dio le cose sono sempre reali. Quando Dio ama, l'amore di Dio è un fatto, anzi è qualcuno. Quando Dio ama, il suo amore è qualcuno, è lo Spirito Santo. Non è semplicemente un sentimento come capita tra di noi. È esattamente qualcosa di estremamente concreto. Quindi quando noi ci riferiamo allo Spirito, ci riferiamo alla persona dell'amore di Dio, dell'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Però attenzione, l'amore, per essere amore, di quale caratteristica ha bisogno? Di una, la libertà. Io non posso obbligarti ad amare. E non posso obbligarti a ricevere per forza l'amore. L'amore funziona soltanto se si è liberi. Se io ti amo per forza è violenza. Se io ti costringo ad amare è ugualmente violenza. Solo la libertà rende l'amore pienamente amore. Che cosa significa questo in parole molto semplici? Che se lo Spirito è l'amore, noi abbiamo detto che è l'amore, per poter agire come amore ha bisogno che qualcuno lo accetti, che qualcuno dica sì, che qualcuno usi la propria libertà. Chi è Maria? È quella creatura che con la sua libertà si è alleata con questo amore. E abbiamo visto che cosa è accaduto quando una creatura si allea con lo Spirito Santo, quando una persona si lascia amare liberamente e ama liberamente, abbiamo visto il capolavoro che ne viene fuori. Quindi è bello dire che lo Spirito è l'amore, ma Maria è una donna libera che accetta questo amore. Ma libera perché? Perché noi non siamo liberi. Mi piacerebbe dirvi di sì. Ma in realtà la nostra vita è piena di condizionamenti. Cioè è piena di tante condizioni che molto spesso impediscono la nostra libertà. La nostra vita, tante volte, è fatta di alcuni ostacoli che non ci permettono di essere liberi fino in fondo. Il primo grande ostacolo che noi incontriamo dentro la nostra vita e che impedisce l'esercizio della nostra libertà, lo sapete qual è? Noi stessi, il nostro io. Ad esempio, una persona che ha molto orgoglio non è libera, è in ostaggio del proprio orgoglio. Una persona che è superba non è libera, è in ostaggio della propria superbia. Quando noi diciamo a qualcuno che è spocchioso, no? Diciamo quello è pieno di sé. Sentite la frase come funziona? È
pieno di sé. Se è pieno non c'è spazio. Se è pieno di se stesso, come fa ad entrare lo spirito là dentro? È tutto pieno internamente di se stesso. Quindi Maria, per poter ospitare lo spirito dentro di lei, certamente noi possiamo dire che Maria è vuota di se stessa, non è piena di sé, ma in realtà Maria ha uno spazio di vuoto dentro di lei. Maria è libera da se stessa. Io voglio elencarvi tre cose importantissime che spero ciascuno di noi possa poi declinare dentro la propria vita. Come fa Maria ad essere libera? Apre e chiudo una parentesi. Innanzitutto ci troviamo davanti a un dono di Dio, perché Maria per grazia è immacolata. Significa che più di tutte le altre creature Maria è inattaccabile dalle logiche del male. Che cosa fa il male? Il male ci spinge in basso, il male si mette come ostacolo, il male ci seduce, il male si attacca a noi per condizionare la nostra libertà. Maria è una superficie liscia dove il male non può fare niente. Ma è anche una creatura come noi. E ad esempio Maria è vuota di orgoglio. Non ha orgoglio Maria, è umile. Chi sono gli orgogliosi? Gli orgogliosi sono quelli che passano la vita a difendere l'immagine di se stessi. Che nessuno dica che io... Quando noi diciamo che nessuno dica cosa, ci siamo costruiti un'immagine e noi difendiamo per tutta la vita questa immagine. Molte cose nella vita noi non riusciamo a farle per orgoglio, per non venir meno al disegno che ci siamo fatti di noi stessi. E quando veniamo umiliati, che cosa viene umiliato di noi? L'immagine di noi stessi. Se ad esempio mi vendo agli altri come una persona perfetta, corretta, come una persona santa, è un'immagine questa, no? E se poi a un certo punto io sbaglio, quindi vengo umiliato dalla mia caduta, che cos'è che si è frantumata? La mia dignità? No, l'immagine di me. Allora, certe volte per questioni di orgoglio noi blocchiamo la nostra vita. È lui che deve venire da me, non io da lui. E questa è la cosa che noi dobbiamo fare, perché che nessuno... Io ho ragione. Sono tutti irrigidimenti del nostro io. Bene, quando una persona è piena di orgoglio, non c'è spazio per lo Spirito Santo. In questo senso sappiate che per poter vivere la vita della santità serve un'unica caratteristica, l'umiltà. Quando tu sei umile, significa che l'orgoglio te lo sei messo sotto le scarpe e l'hai schiacciato l'orgoglio. E le persone che sono prive dell'attaccamento orgoglioso a se stessi sono pienamente docili all'azione dello Spirito Santo. Vi faccio un esempio. Probabilmente non toccherà nessuno di voi e nessuna delle vostre famiglie. Prendiamolo come un esempio vago. Certe volte le divisioni all'interno delle nostre famiglie, gli squartamenti all'interno delle nostre famiglie, accadono per questioni di orgoglio. Io penso di avere ragione, tu pensi di avere ragione, chi vince? Allora ci scontriamo ognuno con il proprio orgoglio, dimenticandoci di che cosa. Ma quanto ne avremo di questa vita? Ditemi, 70 anni, 60, 80, 100 anni? E vale la pena sprecare la vita nel farsi del male, nel perdere energie, per che cosa? Per questioni di orgoglio. Poi quando l'orgoglio si allea con le cose materiali, non vi dico, lì poi andiamo proprio... Come può agire lo Spirito Santo lì dove c'è un attaccamento simile a se stessi? Ma c'è un'altra caratteristica che Maria ha. Maria non è solo vuota di orgoglio, è vuota di superbia. Qual è la differenza tra l'orgoglio e la superbia? Se l'orgoglio è il modo con cui noi difendiamo l'immagine di noi stessi, io sono una persona laureata, io sono una persona che ha studiato, una persona che si è fatta da sé, una persona così, no? Il superbo è quello che pensa di poter fare a meno di tutti, che può salvarsi da solo. Il superbo si illude di potersi salvare con le proprie forze. Non vi accorgete che la stragrande maggioranza delle crisi della nostra vita viene dal fatto che molto spesso noi viviamo in maniera superba la nostra vita, non ci lasciamo aiutare da Dio. Gli gridiamo addosso, gli chiediamo le grazie, ma poi in fondo noi viviamo come se Lui non esistesse.
Perché ci fidiamo di che cosa? Solo dei nostri ragionamenti, solo delle nostre emozioni, solo dei nostri pensieri, solo del nostro punto di vista, solo delle nostre forze. La superbia è terribile. Il demonio è il più superbio di tutti, eh? Perché non si lascia salvare. Ora, quando noi incontriamo Maria, incontriamo una donna invece che è completamente consegnata a qualcuno che la salva, a qualcuno che può lavorare dentro di lei. Non è colei che dice, no, mi faccio santa da solo. Divento la più importante donna al mondo, la beata tra le donne perché sono la più intelligente di tutti, la più brava di tutti, la più forte di tutti. No, conosce se stessa, conosce il proprio carattere, conosce i propri limiti. E allo stesso tempo questa è una donna completamente vuota di superbia. Queste sono due belle cose su cui noi dovremmo confrontarci, perché possiamo parlare di Spirito Santo, di Maria, ma se volete che la grazia di Dio entri dentro la nostra vita, due cose dobbiamo eliminare: l'orgoglio e la superbia, smettere di difendere l'immagine di noi stessi e smettere di volerci salvare da soli. Mi verrebbe da dire che il terzo vuoto che Maria ha è un vuoto di ragione. Che significa? Che per credere non devi ragionare. E no, amici, è esattamente il contrario. Maria è vuota di orgoglio, vuota di superbia, ma non è vuota di ragione. Andatevi a leggere il brano dell'Annunciazione nel Vangelo di Luca e vedete come parla con l'angelo. Aspetta, dice, com'è possibile? Quel saluto ella rimase turbata. Ci sono interrogativi. Questa è una donna che ragiona, pensa. Maria, da parte sua, dice la parola, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, riflettendo nel suo cuore. Amici, per essere credenti bisogna ragionare anche. Il Signore ha disperso i superbi nei ragionamenti del loro cuore, ma quando tu sei umile e quando hai tolto la superbia, puoi ragionare. È giusto avere domande, è giusto mettere insieme le cose, è giusto rileggere la propria vita secondo una certa logica. La fede non è irrazionalità, la fede esige anche la nostra intelligenza. Qualcuno di voi che magari è abituato ad ascoltare magari i miei interventi sa che io cito spesso un recital che a me piace tantissimo, ormai è molto vecchio come recital, Forza venite gente, no? Che è un recital che parla della vita di San Francesco. E c'è all'interno di questo recital una voce narrante che viene chiamata la cenciosa. La cenciosa è una povera matta che in realtà dice la verità, però all'interno, quindi fa un po' da voce narrante, è molto interessante. E a un certo punto questa mezza matta all'interno di questo recital, una matta che dice la verità, tutti quelli che dicono la verità vengono scambiati per matti normalmente, no? E, ecco, questa donna a un certo punto dice: Francesco parlava con gli animali, Francesco parlava con gli uccelli, Francesco parlava con i pesci, Francesco parlava con il lupo, ma con le galline no. Francesco con le galline no. Cioè, la stupidità non aiuta nella fede. Noi non dobbiamo vivere un cristianesimo di pancia, stupido. Noi dobbiamo vivere un cristianesimo di cuore. E il cuore tiene insieme la pancia, la testa, tiene insieme tutto. Allora capite che quando si presenta la vita in maniera drammatica, è ovvio che ci nascono delle domande. E non è che noi siamo meno credenti perché ci facciamo le domande, perché diciamo che senso ha questo. Non è che siamo meno credenti perché a un certo punto vogliamo capire com'è possibile. Io non conosco uomo, dice Maria. Non è una donna supina che rimane in silenzio davanti alle parole del Signore. È una donna che parla, che si interroga. È una donna che ha bisogno di elaborare le cose. Che bello. È vuota di orgoglio, è vuota di superbia, ma invece non è vuota di ragione. Maria la testa la usava, donna intelligente, non so, non c'è nelle litanie, ma dovremmo dire, donna intelligente prega per noi, perché abbiamo bisogno di persone che tornino, credenti, che tornino ad usare seriamente la loro ragione. Allora, vedete che bello,
La grazia di Dio può entrare soltanto lì dove c'è spazio. Questa donna non è piena di sé, allora può essere piena di grazia. Quando è che incontriamo la Madonna, la prima volta che la incontriamo nel Vangelo? La incontriamo nel passo che vi ho citato, quello dell'Annunciazione, e la prima cosa che le dice l'angelo, quando le sta parlando, dice: ti saluto, o piena di grazia. Allora, significa che Maria, da sempre, sta facendo spazio dentro di sé alla grazia di Dio, e arriva un momento in cui questa grazia di Dio è talmente tanta, lei è talmente tanto piena di grazia di Dio, la grazia di Dio è talmente matura dentro di lei, che finalmente riesce a sentire la voce di Dio. Tutti noi vorremmo che il Signore parli a ciascuno di noi. Però vedete, per poter capire la volontà di Dio, cioè per poter dialogare con il Signore, entrare in questa relazione, la prima cosa che bisogna fare è coltivare una vita di grazia. Il primo momento della nostra vita è un momento di silenzio, esattamente come capita a un contadino che prende il seme e lo butta. Che cosa succede? Che miracolosamente in un istante esce il grano? Magari, ma non funziona così. La pazienza della natura ci dice che il primo gesto è un gesto silenzioso, è un gesto di fiducia, in cui tu butti il seme, metti l'acqua e aspetti, vigili, difendi quel seme, e poi lo innaffi di nuovo, e ancora, e ancora, e ancora, e soltanto dopo giorni, dopo settimane, quel seme comincia a germogliare, dopo mesi quel seme diventa maturo, e soltanto alla fine, in estate, è abbastanza maturo da poter essere tagliato e diventare farina, e poi diventare pane. Insomma, vogliamo ascoltare Dio? Allora, guardate, non è del tipo mi metto in silenzio e Dio mi parla. La prima cosa che dobbiamo fare è avere una quotidianità come quella di un contadino che coltiva questo terreno. Che cos'è il seme? Il seme che a un certo punto diventa la parola dell'Arcangelo Gabriele. Che cos'è? È la parola di Dio. Ma ditemi, ma noi siamo abituati ogni giorno a seminare dentro di noi un pezzettino di parola di Dio, a lasciare che questa parola di Dio sedimenti dentro di noi? Noi abbiamo subito la fretta di dire: che significa questo Vangelo? Che cosa mi vuole dire Dio? Facciamo tipo delle interpretazioni a modo oroscopo, no? Oggi il Vangelo di Giovanni sicuramente mi sta dicendo che non devo andare a fare la spesa, perché mi dice: guai a voi! E queste sono interpretazioni molto nostre della parola di Dio. La parola di Dio non parla mai in questa maniera. La parola di Dio è un seme. È un seme che tu tieni dentro, e se tu lo coltivi, dopo un po', comincia a germogliare. E capisci il Signore dove ti sta guidando e che cosa ti sta dicendo. Non a caso San Paolo, quando parla dell'amore, e torniamo allo Spirito Santo, la prima caratteristica dell'amore qual è? L'amore è paziente. Noi invece abbiamo fretta, che è il contrario della pazienza. Quanti anni avrà avuto Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo? 14, 15, 16 anni? Sapete cosa significa? Che per i 14, 15, 16 anni precedenti c'è stata una semina e basta. C'è stato silenzio. C'è stato un raccogliere dentro di sé. Fino al punto in cui tutta quella grazia di Dio è diventata piena, talmente piena che ti parla. Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco, perché vi sto descrivendo la vita interiore di Maria? Perché quando noi diciamo: vorrei che lo Spirito Santo entrasse dentro la mia vita, tu vuoi che lo Spirito entri dentro la tua vita, che la grazia di Dio entri dentro la tua vita, che l'amore di Dio entri dentro la tua vita, devi seminarlo. Qual è il seme dello Spirito Santo? La parola. San Paolo dice: la fede viene dall'ascolto, fides ex audito. La fede viene dall'ascolto della parola. Amici, Lo ripeterò all'infinito, specialmente a noi che siamo cattolici, non abbiamo ancora capito questo noi, Il segreto di tutto è lasciare che il Signore semini fede dentro di noi attraverso la parola, non attraverso dei ragionamenti,
attraverso semplicemente il gesto di accogliere tutto questo e man mano silenziosamente far spazio, guardare questa parola, domandarci qual è la cosa che più mi tocca di questa parola e poi vedere come questa parola mi giudica in senso positivo, non come fa il demonio. Rivela me a me stesso, mi fa vedere cose nascoste di me e poi finalmente mi alza lo sguardo. Ma guardate, dovrei dedicare una catechesi solo a questo piccolo gesto. Però sappiate che lì c'è tutto. La prima maniera che Maria ha avuto di incontrare lo Spirito non è quando l'angelo Gabriele le rivolge il saluto. È da sempre questa donna ha avuto il cuore aperto, il cuore accogliente, perché era il cuore libero da orgoglio e da superbia. Avete mai riflettuto il motivo per cui in quelle che sono le mariofanie, no? Le apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, molto spesso i protagonisti sono i bambini, perché i bambini non sono orgogliosi e neanche superbi. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli, dice il Vangelo. Questo è il primo segreto che ci insegna il rapporto tra Maria e lo Spirito. Fare spazio allo Spirito facendo fuori l'orgoglio e la superbia. Fare spazio allo Spirito lasciando che lo Spirito ci riempia attraverso la parola. Che cosa accade? Che quella parola che è seminata dentro di lei e che comincia a parlare a Maria la mette in crisi. A noi piace sempre che lo Spirito viene lì e diventa lo Spirito Consolatore. Ma guardate, ci sono gli altri doni dello Spirito, non c'è soltanto lo Spirito Consolatore. Viene qua, ci dà una bella carezza. C'è lo Spirito della sveglia, ad esempio, perché viene lo Spirito da uno scossone e ti svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, Cristo ti illuminerà. Sto citando la parola, C'è la parola che ti mette in crisi il tuo sistema. Maria è messa in crisi dalla parola. E che cosa succede quando noi siamo in crisi? Ci avete mai riflettuto cosa scatta dentro di noi insieme alla crisi? Le paure. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di non avere le forze, abbiamo paura che abbiamo già sbagliato tutto, abbiamo paura che non saremo felici, abbiamo paura di non sapere qual è la cosa giusta. Paure. Che cosa fanno le paure? Bloccano la tua esistenza. Come si manifesta lo Spirito nella vita di Maria? Cancella le paure? No, Maria è turbata davanti a quell'annuncio, però lo Spirito le dà la forza di dire, nonostante le paure che c'ha, eccomi. Vedete, lo Spirito Santo ci dà la forza di saperci mettere contro le nostre paure. Ma quelle paure ce l'avrai sempre, Se tu c'hai qualcosa di strutturato dentro di te, ma questa cosa ti fa compagnia per tutto il resto della tua vita. Ma la grazia si manifesta esattamente in questo, non nella cancellazione di quella caratteristica, ma nel fatto che quella caratteristica non comanda più. Maria è turbata, eppure dice eccomi. Ecco come vediamo lo Spirito Santo. Terza caratteristica del rapporto tra Maria e lo Spirito: non c'è niente di più concreto dello Spirito. Lo so che tutti noi pensiamo esattamente il contrario, no? Lo Spirito è estremamente concreto. Tant'è vero che la cosa che subito avviene dopo l'annuncio è la visita a Santa Elisabetta, e cioè la carità. Da che cosa ci accorgiamo che Maria ha incontrato lo Spirito Santo? Perché Maria subito diventa ricettiva ai bisogni concreti che c'ha intorno a sé. Guardate, certe volte noi parliamo dei massimi sistemi, di come gira il mondo, la politica, l'economia, eccetera. Veniamo in chiesa e sentiamo discorsi molto belli, qua, là, su, giù, e poi non ci accorgiamo della nostra vicina di casa. Oggi sono stato a portare la comunione da una malata, molto anziana, e mi dice: guarda, io oggi non avevo nessuno che mi lavava i piedi, io non riesco a piegarmi. Ho dovuto bussare alla mia vicina a chiedergli la grazia se veniva ad aiutarmi, no? Allora capite che c'è qualcosa che non funziona quando noi ci perdiamo la cosa più semplice che abbiamo davanti, la cosa più concreta che abbiamo davanti. Lo Spirito ti fa accorgere di ciò che è più concreto.
non dei massimi sistemi. Diffidate dai massimi sistemi, perché lo Spirito ama sempre le piccole cose. L'amore è fatto di piccole cose, piccolissime e concrete, vissute nel totale nascondimento. Un'altra caratteristica di Maria: non essendo orgogliosa, non passa il tempo a farsi pubblicità, perché non deve difendere la sua immagine. Non la difende nemmeno nel suo villaggio, che probabilmente non avranno avuto una buona idea di quella gravidanza. Dice di sì, anche se ha perso la faccia davanti al suo sposo, a Giuseppe, se ha perso la faccia davanti alla sua famiglia, alle persone che la conoscono, non è orgogliosa. Lascia che il Signore lavori con lei. E Maria è tremendamente concreta. Ma è una cosa che mi commuove sempre quando penso al viaggio che Maria fa da Nazareth alla casa di Elisabetta in Caren. Voi sapete che non è dietro l'angolo, ci sono quasi 100 chilometri, è un viaggio lungo, faticoso per una donna che è in stato di gravidanza, tra l'altro. Io non sono madre, tutti siamo figli, però tutti siamo stati dentro una madre. Mi piace pensare che c'è un momento di intimità in cui, quando un bambino è dentro il grembo di una madre, si crea una sorta di rapporto, di dialogo. Ecco, quel viaggio sarà stato per Maria quel momento in cui si è creato il suo dialogo tra lei e questo figlio nel suo grembo. Ma dovremmo dire che questa è una cosa riservata solo a Maria. Guardate, noi oggi abbiamo una preghiera che si avvicina moltissimo a questo tipo di esperienza, è l'adorazione. L'adorazione è fare compagnia a una presenza che non si vede, perché tu vedi il pane, non vedi lui. È entrare in un'intimità in cui il Vangelo non ci dice: durante il tragitto Maria si mise una mano sul grembo e cominciò a dialogare con Gesù. Però è lecito pensare che abbia fatto esattamente questa cosa, perché era una donna, perché era una madre e perché non esiste niente di più intimo di questo dialogo. Mi piace pensare che la grazia di Dio ci educhi a questa intimità con il Signore. A noi sembra che quando andiamo dal Signore è come se andiamo a compilare il 730, capite? E c'è un problema di dichiarazione dei redditi, dei meriti, andiamo lì a cercare di convincere, di fare. Dice Gesù: non siate come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole. Vanno lì e rigirano la frittata nel tentativo di dire: adesso convinco Dio a fare come voglio io. No, quando pregate, andate nella vostra stanza, chiudete la porta, pregate il Padre vostro nel segreto. Qual è l'indicazione? Non è un'indicazione geografica, capite? Ci sta dicendo che non esiste preghiera migliore di questa intimità con Dio. Io sono sicuro che vi sarà capitato che nei momenti più strani, quando siete in macchina, state andando al lavoro, in un momento di sconforto, così, in quel momento dentro di voi avete pregato, avete detto una parola al Signore. Ecco, immaginate che Maria aveva questo dialogo continuo con suo figlio, un'adorazione continua, una frequenza continua con questa presenza. Beh, tutto cambia quando tu ti ricordi che non sei sola in quel viaggio. Tutto cambia quando, anche se la strada è di montagna ed è in salita, tu sai che in te non c'è semplicemente te e le tue forze, ma c'è il Signore dentro di te. Il Signore è dentro di te. Ecco, questa è stata l'esperienza della grazia di quel viaggio. Non solo la grazia di diventare concreta, ma la grazia anche di imparare l'intimità. Ancora, un altro dono che noi vediamo nel rapporto tra Maria e lo Spirito è nel momento in cui Gesù viene messo al mondo. Voi sapete che nasce in circostanze molto avverse. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo. Tutte le locande sono occupate. Le circostanze sono davvero molto precarie. Eppure Gesù viene al mondo in quelle circostanze precarie. E quella notte, quando Gesù viene al mondo,
Maria e Giuseppe devono assistere alla processione dei pastori. Rimanevano meravigliati dalle parole che i pastori raccontavano di quel bambino. Insomma, c'è qualcosa che succede in quella notte, e che capire che i miracoli esistono. Come le intendiamo noi i miracoli? Sono incinta, sto per partorire un bambino. Miracolo! Trovo un ospedale costruito appositamente dagli angeli per poter partorire. Beh, questo sì è un miracolo. No. Trovano una stalla, un garage. Ci sarà almeno una culla. Il miracolo è trovare una miracolosa culla lì dove sicuramente non c'è una culla. No, una mangiatoia. Sarà almeno riscaldata, ci sarà del fuoco. No, un bue, un asinello. Insomma, potrei andare così all'infinito, no? E quello è un miracolo. I miracoli Dio li fa così. Con le cose normali fa i miracoli. Dio non ha bisogno degli effetti speciali per volerci bene. Usa quello che c'è dentro la nostra vita. Un amico, una circostanza, una parola, un messaggio, un video, una lettura, un incontro. Sono cose molto umane che non hanno niente di miracolistico, ma sono miracoli. Maria quella notte viene abituata ad accorgersi che Dio agisce attraverso la normalità. E poi minacciano il bambino. E bisogna difendere questo bambino. E io dico spesso l'inutilità degli angeli quella notte, no? E stanno lì a cantare. Ma difendete il bambino, no? No. Devono caricarsi tutto su un asino, fuggire in Egitto. È miracoloso questo. È il miracolo delle cose umane che il Signore ci dà. Noi non ci pensiamo quasi mai. Abbiamo di fianco persone che magari hanno i loro difetti, i loro limiti, ma queste persone sono un miracolo. Sono il miracolo che il Signore ci ha dato. Abbiamo degli amici, certe volte non rispondono, ma sono un miracolo. Abbiamo delle situazioni che a volte non sono sempre all'altezza di quello che noi, però ci danno giusto il tempo di respirare. Sono un miracolo. Maria guardava così la realtà, tutta la realtà come un miracolo. E rimanevano stupefatti alle parole dei pastori. Avevano gli occhi aperti, contemplavano la grazia di Dio che agiva nelle cose normali. Non dovremmo forse noi essere esperti di cose normali? Lì agisce la grazia. La grazia nobilita le cose normali e trasforma le cose normali in un miracolo. Poi c'è un'altra grazia interessante, il rapporto tra Maria e lo Spirito in una circostanza particolare. Questa volta dobbiamo saltare qualche anno, arrivare alla preadolescenza di Gesù, 12 anni, si ferma a Gerusalemme, il famoso smarrimento a Gerusalemme. Beh, in realtà il Vangelo ci sta raccontando una crisi. Come superano la crisi? Maria come supera la crisi? Giuseppe come supera la crisi? È la grazia di saper vivere bene una crisi. Lo Spirito Santo lo si vede dal fatto che, dice, quando Maria si accorse che non c'era il bambino, era serena perché era nelle mani di Dio, no? Sapete cosa dice Gesù quando lo incontra? Io e tuo padre, angosciati ti cercavamo. Quella significa che ha perso 30 anni di vita nel cercarlo, eh? Cioè non gli è risparmiato quello che succede a tutte le persone che vogliono bene a qualcuno, che si preoccupano, che stanno male, che soffrono. Però che bello vedere come Maria sa vivere le crisi. Sapete come viviamo noi le crisi? Le ignoriamo. Se io non ti penso, tu non esisti. Non funziona così. Io sono infelice, però non ci penso. Ah no, tu devi guardare in faccia la tua infelicità, perché altrimenti quell'infelicità ti ammazza a un certo punto. La nostra famiglia è in crisi, ma facciamo finta di niente. E
Sì, poi a un certo punto la rottura è talmente tanto profonda che non lo so come si rimetteranno insieme i pezzi. Maria ci insegna che lo Spirito la educa, educa lei, educa Giuseppe, ad affrontare le cose e a cercare di nuovo l'essenziale. Cercare Gesù significa trovare il motivo per cui loro sono lì, famiglia, per cui loro sono insieme. Guardate, quando noi perdiamo Gesù, abbiamo perso tutto. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso, dice il Vangelo? Significa che quando tu perdi Gesù è come se hai perso te stesso, hai perso il tuo senso, il tuo significato. Maria ci mostra che lo Spirito Santo l'aiuta a vivere bene le crisi, perché loro affrontano le crisi e tornarono indietro a cercarlo, dice il Vangelo. E affrontano le crisi perché cercano l'unica cosa che ha senso cercare, non il colpevole. Chi si è perso, Gesù? No, la cosa più interessante è dov'è Gesù? Dove l'abbiamo lasciato? Allora lo trovano. Ed è bello che quella crisi è una crisi che li fortifica come famiglia, perché poi tornano indietro, Gesù torna con loro indietro, capite? Ma è tutto cambiato, le crisi ci cambiano. Quando una persona dice, abbiamo tanto sofferto, ma adesso ci siamo dimenticati, andiamo avanti, dimentichiamo quello che è successo, dimentichiamo. Ma come puoi dimenticare quello che è successo? Significa che non hai imparato niente da quello che è successo. Non significa portare rancore, amici, ma significa lasciare che le esperienze che abbiamo fatto lascino una lezione dentro di noi. Se tu hai sofferto, hai vissuto una cosa brutta, la cosa più geniale che ti viene in mente è speriamo che mi dimentico al più presto di questo. Non puoi dimenticare, devi integrare. Che cosa ti ha insegnato? Che cosa ha lasciato dentro di te quel dolore? Perché altrimenti il Signore non l'avrebbe mai permesso, se non perché ha fatto sedimentare un pezzettino di bene anche in quell'oscurità. Qual è questo bene? Poi troviamo Maria quando Gesù è adulto, il primo miracolo che racconta Giovanni è il miracolo alle nozze di Cana, e qui vediamo un'altra particolarità del rapporto tra Maria e lo Spirito. Il primo è che lo Spirito ti spinge a intercedere, cioè qual è il contrario dell'amore? Voi mi direte l'odio. No, l'odio è amore. L'odio è amore. Andato a male, ma è amore. Il contrario dell'amore è l'indifferenza, non l'odio. Allora capite che come tu vinci l'indifferenza? Attraverso la compassione. Io passo e guardo uno che è rimasto mezzo morto a terra, insanguinato, forse è morto, lo vedo a terra, dice Gesù nella parabola del buon samaritano, vide e passò oltre. Quella è l'indifferenza. Noi siamo esercitati tantissimo all'indifferenza, perché? Perché i poveri, gli ultimi, e la gente che soffre, e i problemi seri delle persone rallentano la nostra vita. Se tu ti fermi, non vai più avanti. La compassione non conviene, questo ci dice il mondo. Ma Gesù racconta quella parabola per dirci invece che a noi gli altri interessano, il dolore degli altri ci interessa, quello che ti fa piangere mi interessa, quello che ti fa sorridere mi interessa. La compassione. Allora, tu vai a un matrimonio, osservi, ti rendi conto che è finito il vino. Sei un'invitata, fatti i fatti tuoi, no? Ma che ti importa che è finito il vino? Mica è tua la festa, è tuo il matrimonio. Certo che non è né tua la festa né tuo il matrimonio. D'accordo che in The Chosen vediamo che era amica della mamma, eccetera, però è un adattamento per raccontarci la storia lì, no? In una serie televisiva, ma il Vangelo ci dice che era lì, presente alle nozze, da invitata. Ma come puoi rimanere indifferente davanti a un'imminente tragedia? Un matrimonio rovinato, una vita che non ha più la festa, un'esistenza dove manca la gioia, dove manca il vino, come puoi dire non sono fatti miei, è un problema suo?
Allora fa una cosa che noi non facciamo mai, ma è lo Spirito a spingerla a fare questa cosa. Maria intercede, prega, va da suo figlio e parla, va dai servi e parla, intercede, diventa un ponte, diventa l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, va lì e rompe le scatole finché non ottiene. Guardate che Gesù, che in quell'episodio non fa proprio una bellissima figura, in realtà si lascia convincere da Maria. Questa è la seconda caratteristica di questo episodio. Maria è una che sprona gli altri a tirar fuori il loro potenziale. È Maria che costringe Gesù a fare il primo miracolo. È Maria che dà inizio alla catena dei segni che Gesù compirà in tutto il racconto del Vangelo. Allora è bello che noi, quando viviamo in grazia di Dio e abbiamo la grazia di Dio dentro di noi, si vede perché abbiamo compassione. A noi la vita degli altri ci interessa. E proprio per questo, quando ci accorgiamo che qualcuno manca di qualcosa, ci mettiamo in viaggio, andiamo da questo qualcuno, come è successo con Elisabetta, ma a volte la nostra carità è quella della preghiera. Preghiamo per queste persone, andiamo da Gesù e domandiamo a Lui il necessario. Ma siamo anche quelle persone che, proprio perché piene dello Spirito Santo, vanno dagli altri e dice: amico, tu sei un'aquila, non un pollo. Tira fuori il tuo potenziale, che dovrebbe essere la vocazione battesimale. Perché se io questa sera vi dico: brava gente, dovete comportarvi onestamente. No, voi non siete brava gente, voi siete santi. Fratelli, siete santi, siamo santi, il battesimo ci ha resi santi, dentro di noi è seppellita la santità, tiriamola fuori questa santità. Lo Spirito aiuta gli altri a santificare. Che bello poter pensare che quando Maria si allea con lo Spirito, ecco la compassione che intercede, ecco la compassione che spinge Gesù a tirar fuori il suo potenziale. E poi ecco che arriviamo a uno dei momenti più clou della vita di Maria. Dove vediamo l'azione dello Spirito Santo in Maria se non perché è presente sotto la croce? Ditemi, amici, se non fosse per grazia di Dio, come potremmo reggere certe cose che ci succedono nella vita? Se non fosse perché misteriosamente il Signore nel cuore ci mette una sua speciale grazia, come si fa a rimanere in piedi davanti a certi dolori? Non è possibile umanamente, capite? E tu ti guardi intorno e dici: io non lo so come ho fatto, perché non vedo niente. E lo Spirito non lo vedi, ma lo Spirito è lì perché tu sei lì, perché tu sei in piedi lì sotto quella croce, perché tu la porti quella croce, che ti fa soffrire quella croce, che ti schiaccia quella croce, ma la porti. È la grazia, il dono della fortezza. E questo non significa che per essere sotto la croce noi siamo anestetizzati al dolore, perché pensiamo che possiamo affrontare la croce soltanto se non sentiamo il dolore. No, il dolore lo sentiamo tutto, fino in fondo, ma il miracolo è che quel dolore non ci ammazza, perché in circostanze normali, una persona normale, il desiderio che gli viene in testa, lo sapete qual è? È salire sul tetto e buttarsi e disperarsi. E tu non lo sai perché non lo fai. Non lo sai perché non ti disperi fino in fondo, perché c'è la grazia di Dio. Ecco come Maria si allea. Questo la rende presente sotto la croce, in piedi, davanti a un dolore terribile come la morte di un figlio. E lì, come si regge questo, se non perché il Signore ogni giorno ci dà la grazia di reggere una cosa simile? Non possiamo far finta che non siano successe certe cose. Ma il Signore non ci lascia soli, ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. E poi alla fine, ecco, troviamo Maria tra qualche giorno, faccio lo spoiler, quello che succederà tra qualche giorno, la troviamo nel Cenacolo, il giorno della Pentecoste. Maria è presente nell'atto fondativo della Chiesa, nel momento in cui sta per nascere
qualcosa di nuovo, il popolo santo di Dio, i discepoli diventano immediatamente capaci di fare quello che fino a ieri non erano riusciti a fare. La loro paura diventa coraggio, la loro ignoranza diventa sapienza. Amici, non erano esegeti o dottorati in teologia, erano pescatori, capite? Paolo, che era invece uno che aveva studiato, era esperto di tutta quella tradizione giudaica, di tutta quella tradizione della legge del popolo di Israele, che vedeva nei cristiani un'eresia. E lo Spirito Santo invece li rende capaci di una nuova sapienza, di un nuovo coraggio, di un nuovo modo di stare insieme, di un nuovo modo di amarsi. I cristiani venivano additati in questo modo, quelli che si amano. È così che venivano indicati. Non lo so se oggi quando parlano di noi parlano nello stesso modo. Dice: chi sono quelli della parrocchia? Quelli che si amano. L'esperienza ecclesiale. Allora, vedete, anche qui credo che ci sia una lezione immensa. Maria si allea con lo Spirito Santo e l'ultimo dono che vediamo realizzato in lei si chiama Chiesa. Non ci può essere un'esperienza della grazia di Dio che non ci porti a vivere un'esperienza di Chiesa. Diffidate da quei percorsi di vita spirituale che iniziano e finiscono con voi. I percorsi di vita spirituale iniziano con noi e finiscono con l'essere Chiesa. Lì si riconosce che è vero quel percorso. Diversamente sono corsi di meditazione, di rilassamento, di metteteci tutto quello che volete, eccetera, non c'è cristianesimo lì, eh? Perché uno che si fa il suo pellegrinaggio, la sua formazione, i suoi, ma non diventa mai chiesa, non arriva mai a capire che ha bisogno di chiesa, ha bisogno di comunità, ha bisogno di amici, ha bisogno di qualcuno dove si manifesta la grazia del risorto. E beh, lì c'è un problema. Tutti abbiamo bisogno di Chiesa e Maria ne è l'esempio, soprattutto perché è l'immagine della Chiesa così come dovrebbe essere. Come vedete, se noi ci andiamo a prendere i Vangeli, ci accorgiamo che Maria parla pochissimo ed è nominata pochissimo, ma in realtà noi potremmo stare qui ore e ore a parlare di lei. Potremmo dire la stessa cosa dello Spirito Santo, vediamo tutti gli effetti dello Spirito, ma... Vedete, questa sera abbiamo voluto mettere in scena davanti a noi quel grande capolavoro che è l'incontro tra un amore libero e una creatura libera. Quando l'amore libero di Dio incontra il sì libero della creatura, viene fuori questo capolavoro che si chiama Maria. Io non sono d'accordo con un canto che ormai tutti noi cantiamo, no? Però c'è qualcosa di eretico questo canto. L'irraggiungibile. L'irraggiungibile. Maria è raggiungibile per grazia. Tutti noi possiamo vivere come lei. Non è irraggiungibile. Maria è il possibile per grazia. Guardate, vedendo questa donna, ciascuno di noi dice: ah, si può vivere diversamente. Questo dovrebbe essere la nostra espressione. Invece lo sapete cosa facciamo noi? Ma tanto lei è la Madonna. Cioè, come se fosse qualcun altro, no? Il Signore ci ha donato questa donna, non semplicemente perché aveva bisogno di qualcuno che gli prestasse un utero in affitto perché venisse al mondo il Figlio di Dio. È la persona di Maria il capolavoro, capite? La sua storia è il capolavoro. Il suo modo di stare al mondo è il capolavoro. In questo senso noi dobbiamo stare sempre molto attenti a vedere come l'umanità di questa donna è stata forgiata dalla grazia di Dio e non c'è niente di sensazionale. E se ho detto qualcosa che ha avuto il sapore del sensazionale, cancellatelo, perché non era mia intenzione. Io volevo mostrarvi come tutta l'umanità di questa donna risplende durante l'incontro con lo Spirito. Ecco allora che se rinunciamo al nostro orgoglio, se rinunciamo alla nostra superbia, se usiamo veramente la testa e il nostro cuore,
Se lasciamo che il Signore semini dentro di noi la sua grazia attraverso una costanza nella vita spirituale, soprattutto nell'accogliere la parola del Signore, a un certo punto il Signore ci parlerà, ci metterà in crisi, ma ci renderà anche capaci di non avere paura, di prendere delle decisioni davanti alle nostre paure. Ci insegnerà l'intimità, ci insegnerà a diventare concreti e a metterci a servizio. Il Signore ci, attraverso lo Spirito, ci educherà a vivere bene le crisi e a imparare qualcosa dalle nostre crisi. Ci renderà compassionevoli, capaci di intercedere per gli altri. Ci renderà capaci di tirar fuori il potenziale degli altri. Ci darà la forza di rimanere in piedi davanti a quei capitoli assurdi della nostra vita. La grazia di Dio rende possibile stare sotto la croce, ma la grazia di Dio ci conduce anche alla Pentecoste, ci conduce alla Chiesa, a scoprire la Chiesa. Ecco, questo è il capolavoro di Maria e dello Spirito Santo ed è per noi una mappa, un aiuto, una strada che tutti noi possiamo percorrere. Grazie.